impiegheranno tutto, ma per noi è un motivo di grande gioia. Ringrazio per le tante cose la federazione per aver scelto la casa dello sport, cioè i voti, per fare questa conferenza stampa molto importante. Vado a presentare prima di tutto premetto che il presidente Gianni Petrucci, purtroppo un impegno familiare nelle ultime ore l'ha costretto a rimanere a casa, ma ci abbiamo il vicepresidente della Federazione Italiana alla Canestro, il dottor Gaetano Paguaglia, a sinistra, poi ci abbiamo il presidente del comitato regionale della Federazione Pallacanestro Simone Carbullo, il vicepresidente, tutti conosciamo, il livornese Massimo Faraoni, poi abbiamo l'assessore allo sport Andrea Morini e il gestore dell'impianto del Pala Mandela di Godo di San Modigliano. Sa come immagino su Mannaccio? Sei contaminato. Amico Giannone e Toni per l'ospitalità, la presentazione di questa partita. Alcuni mesi fa, insieme al presidente regionale dottor Cardullo, abbiamo incontrato il presidente Petrucci, il vicepresidente di Caglio La Guardia, dove sapendo che la federazione doveva organizzare delle partite per le qualificazioni ai campionati del mondo 2019 in Cina, ci siamo messi avanti per poter gestire una partita a Livorno della Nazionale Maggiore. La Nazionale Maggiore manca da Livorno dal 13 marzo del 91, quando fu organizzata una partita Italia-Russia, tra cui i convocati c'era anche Dell'Agnello e Fantozzi e il debutto di Moretti in Nazionale A. Vinsero gli azzurri 109-105, anche quella volta, anche se ero molto più giovane di ora, ero uno degli organizzatori dell'evento, un evento clamoroso, palasport pieno, grande successo, gli azzurri vinsero 109-105, perciò da quell'evento amichevole però di grande rilievo, perché fu giocata anche una partita nazionale under 18 con la nazionale russa in anteprima di questa partita, oggi si ritorna a una partita ufficiale importante. Per dire la verità, noi avevamo optato per una partita il 29 e 30 novembre che doveva essere Italia-Lituania, però poi improvvisamente il Pala Modigliani, a cui Riccardo Rossato, che è un amico del basket, si è subito dato da fare per trovare una disponibilità, abbiamo dovuto cambiare questa partita con Brescia perché quella data era occupata da un evento, perciò abbiamo dirottato questo cambio con Brescia, ringraziamo anche qui la federazione che ci ha aiutato a questo del 22 febbraio che sarà Italia. E di nostro livello ormai da quanti anni non mi ricordo, ma la Serie A è un miraggio e quindi spero che possa essere il volano per poter ricominciare a quello quando Livorno aveva ben due squadre di Serie A, non mi ricordo alcune cose, purtroppo vecchio. Io tra l'altro ricordavo che quando qui nel 1974-75 c'è fu l'inaugurazione con la partita nazionale, io venni con allora la partita dei Castari e Livorno era veramente padre del basket, che si mangiava basket in tutte le salse. Ecco, il mio augurio è che questa sia la prima pietra per riportare Livorno al posto delle compete nel gota italiano del basket. Grazie qua con noi per annunciare questo evento che effettivamente si avvertiva la necessità da tanto, perché io oltre a essere assessore dello sport sono appassionato di basket, per cui ho vissuto la stagione quella il basket delle due squadre in Serie A, quindi è stato non è vero che ora Livorno è scomparso il basket. Il basket a Livorno esprime tantissimi allenatori di Serie A, cioè quindi desiderato è che invece rimanesse la parola sport davanti, anzi dietro all'acronimo del padre. Mi ritrovo perfettamente nelle parole di Andrea, perché probabilmente se andavo a vedere le
insieme quelle sponde opposte, si intende, cioè, e devo dire che una delle più grandi gioie che abbia avuto nella mia vita come organizzatore, tra cui metto tantissimi grandi nomi, la Pink Floyd, Dalai Lama, ma una che in particolar modo mi è rimasta nel cuore è essere riuscito in qualche maniera a pagare un debito, come fa sport, al mondo del basket. Perché nel bene o nel male, poi le vicissitudini il tempo le ha viste in maniera chiara, però quel palasport era nato per ospitare il derby, poi la canestra di World, il derby di World, no? E quel derby ce l'ho riportato, due anni fa, questa era arrivata, C, sì, 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 sì.